Le conosco tutte queste donne senza pace. Di ognuna conosco le pene ed i segreti. Mi dicono: scusate, principe, ve lo posso chiedere un piccolo favore? Se solo voi voleste. Mi chiamano principessa per via del mio antico casato. Lucia, ti chiedo l'amore per un uomo leale e sincero. Hai detto niente. E dove esistono al giorno d'oggi uomini leali e sinceri? È l'alba ed io sono a bordo di una barca piena di gente, uomini e donne che non mi guardano nemmeno, proprio come se io non esistessi. Il mare attorno a noi è talmente calmo che pare un lago. Stiamo arrivando su una spiaggia. La riconosco. È Nisida, la spiaggia dove andavo sempre da bambina. Piccere, non ti preoccupare, mo sei libera. Io li tengo tutti segnati, i nomi di queste sfortunate, quelle che ho conosciute e pure quelle che non ho mai visto, ma di cui conservo tutti gli articoli di giornale. Mucchi di ritagli che ho messo da parte, non so neanche io il perché. Immacolata, uccisa dal marito Pasquale Vitiello il 19 marzo mentre accompagnava a scuola la figlia di 8 anni a Tersigno. Laura, 20 anni, uccisa a coltellate e gettata in un pozzo dal compagno e padre della sua bimba di 8 mesi a Siracusa. Maila, 37 anni, uccisa a calci e pugni dal marito Natalino nella sua casa dove si trovava gli arresti domiciliari. E poi c'è Rosetta. Rosetta, l'impiegata del macellaio. La prima volta che si è sentita una mano addosso, lei non ci poteva credere. Coraggio. Se potessi le presenterei io certe femmine napoletane che di coraggio ne hanno avuto, e come. Maddalena Cerasuolo, operaia che ha combattuto vicolo per vicolo per cacciare i tedeschi da Napoli durante le quattro giornate. Enrichetta Caracciolo, costretta con la forza a farsi monaca, ma che ebbe il coraggio di ribellarsi e denunciare l'ottusità del clero nel regno delle due Sicilie. Eleonora Pimentel Fonseca, la mia preferita, che durante la rivoluzione partenopea contro i Borboni partecipò alla conquista di Castel Sant'Elmo e che, portata al patibolo, disse semplicemente: forse un giorno gioverà ricordare tutto questo. Qui a Napoli la morte non spaventa, anzi, quando in una famiglia muore una persona cara, la si piange, sì, ma si fa anche conto su di lei per il futuro. Gli altarini, sapete, quelli che si vedono nelle case, sono una presenza viva. Il caro estinto viene evocato, consultato e viene anche rifocillato. Perfino la famosa maschera di Pulcinella è legata al mondo dei defunti, perché i suoi colori, il bianco e il nero, erano i vestiti del lutto.
Sì, non ci credereste, eh? Ma Pulcinella è un traghettatore verso l'aldilà. Uno che mercanteggia con la morte e comunica con gli spiriti degli antenati. Nel sogno io ero sola e mi trovavo sotto al Vesuvio, a montagna. Era un massiccio roccioso e pieno di buchi, di grotte. Inizio a salire, ma incontro gli abitanti del mio rione vestiti come certe statuine del presepe. C'è anche il mio portiere Benito che se ne sta sdraiato. E poi c'è il vinaio, l'ubriacone col bicchiere in mano, il pescatore mezzo svestito con la camicia aperta sul petto, il monacello con il saio, il macellaio con la canottiera sporca di rosso, il cacciatore col fucile a tracollo e c'è pure la zingara. Uno di loro mi viene incontro e dice: Luci, tu non puoi salire, siamo già in sette, è il turno tuo, arriva tra sette giorni. Quel bacio non lo dimenticherò mai. Sapete, i botti qui a Capodanno si sparano come in nessun altro posto del mondo. Si spara per esorcizzare i demoni e la negatività. Mentre sono costretta a dispensare una buona parola, una benedizione a tutte queste innamorate deluse. Neanche fossi San Gennaro, faccia gialla come lo chiamano i fedeli. Ma San Gennaro, a lui si chiedono grandi grazie, le cui squiglie invece si pretendono dalle cosiddette anima pazzantella. Le sentite? Come tutti i lunedì le mie signore stanno arrivando. Chissà oggi che m'hanno portato. Li sentite i loro passi?
Io sì, sento i loro passi, eppure la loro solita preghiera. Anima sola, anima santa, io sono sola e voi siete tanta. Anima sola, anima tanta, io sono sola e voi siete tanta.